Adesso non lo siamo più. Adesso parlavamo di Esprit che non è adesso, cioè, siamo non comunque, si sa dove. Ora sì, a posto. È saltata la corrente, ragazzi. Sì, gliel'ho scritto. E dicevamo che Esprit non c'è, attualmente, cioè, non c'è, esatto, e stavo preparando tutto mentre è saltata la corrente, stavo preparando tutto il coso di come si chiama? Il coso con quattro webcam, perché non ce l'abbiamo più. Ah, è vero, non c'è più, giustamente. Però... poi in realtà Lethal Company, cioè paradossalmente in Lethal Company è quello forse che forse immedesima anche di più, se non vedi, sì, infatti, però uno non il cazzo è bello proprio vedere le persone che si cagano su Lethal Company. Esprit vi ha pisciato palese, per ora siamo pisciati. Entra. Chi? Valerio, detto, se volete entro al posto di Esprit, tutto bene, Valerio, dai. Adesso entri, Valerio. Adesso aspettiamo un attimo. Però ti dobbiamo chiamare Esprit tutto il tempo, questo è il deal. Un attimo che sto smanacciando il mio pipistrello, ragazzi, scusatemi. So che non sa da fare in live. Grazie a te, io. A te, io, grazie mille. Io stavo guardando la prima puntata di Echo. Come mai? Perché la volevo vedere. Sì? Non è vero questa cosa, però mi interessa, cioè mi piaceva l'universo di Daredevil, quindi ho detto, boh, diamogli una possibilità. Ho messo il coso da 4 cam... Thunder Thomas ci dice con l'oracolo: dobbiamo far partire le audizioni per il nuovo Esprit. Chi tardi arriva alloggia poco. Questo l'ha detto ad Esprit proprio il termoracolo. Sì. Io allora o arriva correndo dicendo, ragazzi, mi si è... siamo carichi. Ecco qua, ecco, ecco. Secondo me hai fatto tardi. Fatti cazzi tuoi, mo. No, sono cazzi miei, scusami, Mi paghi? No, ma se mi rompi le palle da 2 mesi per fare Vital Company, infame. Ma non è fatto che ti ho detto 2 giorni fa. ma però è un come di anticipo. È come se non avessi è proprio rotto così, le palle però... per 2 mesi. Dico. Ah, scusa, amore. Comunque io ho fatto una partita da solo. E a parte che è un horror da solo, veramente. Anche tanto insieme, non c'è. Sì, sì, anche insieme. No, no, ma da solo c'è il silenzio proprio totale. Cioè, ma tanto mai... capiterà che sarai nel silenzio senti più totale. Senti solo i tuoi passi. È andata anche bene, non sono morto. Ho beccato solo come gli strozzi. Mi spiace. Ma scusa, sono morto una volta cadendo, ho potuto saltare. Potrò fare il parkour e sono morto. Quindi vediamo oggi se riesco a farlo. Dopo ci provo. Godo. Sicuro. Oh, godo. Ho sistemato anche tutto per le webcam. Quindi, Iauric, grazie mille. Iauric. Vediamo se c'è un pisello d'oro. No. Per ora no, mi sembra di no. No. Mi sembra di no. Un po' unlucky. Gianni Papetti 47 non... is out. Apro già il gioco io. Esprit, hai aperto? Grazie, amico. New Factory, hanno New fatto la patch, ma non qualcosa. Vedo nulla. Marco, ma non ti ho cacato di striscio. Cos'è che hai guardato? No, mi hai, in realtà mi hai cacato, però non importa. Adesso no, so che non era ma vero. Ma il mio cervello ti ha cacato, io no. È strana questa affermazione. Comunque no, ho detto che ho visto la prima di Echo. Ah, è vero, prima sì. Puntata di Echo. Okay, perché mi piaceva l'universo di Daredevil a me, quindi ho detto ma... Ho un file del libero, facciamo un'altra partita, quindi. No. Sì, perché la nostra la completiamo noi tre. Siamo avantissimo. Ci sta a farne una con Esprit. Io volevo andare subito nei pianeti nuovi, quelli costosissimi. Adesso... mi è piaciuta. Non è male, non è male la prima puntata. Poi si può sempre fare come Esprit, siamo avanti con lui. Il problema è il fatto che non si possono rinominare, quindi sarà un casino. Ah, le partite non puoi nominarle. Eh no. Vabbè, la prima con Karim, la seconda è noi da soli. Poi Lando, ciao amici a casa stera. Senti in ordine, senti il numero, senti. Sì, devi stare zitto quando parlo. Grazie, Jackie. Però. Devi stare grazie, tu zitto. Grazie, Jackie. Sto parlando con Yezza, Marco mi interrompi. Il primo stipendio va a voi che mi fate compagnia. Marco, che se... tutto? Senza... tutto? Tutto lo stipendio in questa sub, cioè. Mi ti piace per il tuo stipendio, più che altro. Sì, grazie mille, però, Marco, si inizia da poco, comunque. Cioè, molto che... poco. Ero. Vabbè, sì. Esatto, devi iniziare da qualche parte, no? Sì. No, il massimo dei giocatori di lì. Sembra meno della schiavitù, però. Penso che i primi soldi... Marco, i primi soldi che ho preso da YouTube, quanti erano? Non così pochi. Non era... a testa. Non era 4 euro di... Non erano 4 euro. Beh, quasi, secondo me. Grazie, Tommaso. Aspetta, forse... Esprit, intanto ti sei settato il microfono tutto giusto. Paura. Esprit è ricco adesso col nuovo lavoro, che non sappiamo guidato. Qual è, però... Io ho... funziona vabbè, creo la partita gioco, quindi io spero che funzioni.
Cioè, Orlando, io ti auguro tanta felicità. Gli italiani sono degli imbecilli. Ma cioè, adesso... la partita a Liezar è cerco una e-girl per tenermi compagnia. Sì, quella. Moro, non è possibile che ogni volta ce n'è una peggio della volta precedente. No, ma guarda, però, ce ne sono veramente... Marco, io sto leggendo delle robe. Non so se voglio guardare. Cazzo, Gecko. Anche i tedeschi non è che sono simbutto. Cazzo, Gecko. I tedeschi non capisco il tedesco, quindi va bene. Hai scritto German 18 più, German Fan 21, non è che devi capire il tedesco. Beh, German Fan 21 non c'è niente di male, no? Non lo so. Martin Stinkt, anche non so chi sia. Esprit, entra in webcam, dai. Ah, non lo voglio entrare anche io? Ma ce l'hai per il 4? Te lo chiedo per sicurezza, magari non è così. La stanza si chiama Gay? Perché sono nudo loro. Grazie, Closure. Non lo so se mi fido, Liezar. La stanza si chiama Dite Amici ed Entrate? No. Questa è una cheat, vai, ragazzi. Minchia, che cheat, vero? La cheat di? Ciao, Francesco. Chi è che l'ha, chiesto? A tutti. Per io non la sai perché... Mutiamoci su Dispeak Discord. Oh, porca miseria. Quella lì era veramente brutta, ragazzi. Esprit, entri su questa webcam! Detto un secondo, detto, t'ho specificato, ho detto le mie motivazioni. Dai, muoviti, che c'è, cazzo era, c'è poi? Liezar a metà. A metà tra cosa? Tra la vita e la morte, a metà tra cosa? A metà di Cram. Come si chiama questo? Whereby? Aspetta, come si giocava qua? Allora. Schifo di merda che... Ci sono. Detto Esprit, eccolo. Faccio cagare io oggi. Se quella ieri non cambia niente. Non è vero, Moro. Tu non sai l'odore che faccio. Ma chi se ne frega, anche io puzzo come un cane oggi. Unisciti a Liezar e mutati, dai. Join a crew? No, fai da Steam, fai. Ah, da Steam posso fare? Vabbè, sì, sì. Sono avanti muti, questi qua di Telecom. Sì, mutati però, maledetto, Che poi ti sento. Non tu, Marco, lui! Oh, cazzo, aspetta, Devo autorizzare una cosa. Eccomi. Cosa? No, dico vediamo qui su... Eccolo lì. Devo regolare gli audio. Si sente? Figa. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Troppo alto? No, ma intanto possiamo abbassare noi. Aspetta. Come si fa ad abbassare per su? Da ESC. Okay. Chat, come sono i volumi? Alzo un po' da qua. Alzo un po' anche il volume. Ho previsto già che viene registrato come live, cioè come video. Quindi non bestemmiare, Esprit, mi raccomando. Un po' su una, Moro, almeno. Una te la concedo. Va bene, lo faccio dopo. All'improvviso, a metà live, tipo. Va bene, l'importante è che sei lontano da me così non sento, va bene? Non indicare che maleducazione. Marco? Aspetta, come si c'è indicare? Dimmi. Che fai? Sto indicando in alto perché. Non sta indicando niente comunque. Come non sta indicando niente? Indicare? 1 e 2. 1 e 2, ok. Marco, il tuo dito non indica niente. Marco, ma non stai indicando da me? Non stai indicando da me? No. E io sto indicando invece. Non stai indicando, è vero. Marco. Non sei siete entrati dopo. Perché siete entrati dopo. E cosa indicavi, scusami? No, indicavo. Aspetta, guardo io, aspetta. Non capisco. Tra l'altro, ragazzi, stasera tre ore di live, facciamo fino alle 11. Volete essere. Volete essere. No, c'è Masterchef, ti vado dentro il culo. Volete... Aspetta, aspetta, vogliono essere ludopatici in chat? Facciamo una scommessa su chi muore. Ma basta di fare le scommesse, che stanno morendo questi qui. Ma sono bellissime le scommesse. Tanto non servono più niente i punti ormai. Vai, scommessa su chi muore per primo. Tomando, ma i soldi che io ho guardato in altre partite. No, anch'io devo guardare Masterchef comunque. Gli rubano loro per questo la quota. Dove finiscono? Te lo sapete? Che cosa? Te tengo io in tasca? Che cosa? Fai una partita da solo, fai 200. 70 in più, dove vanno? Motherfucker. Nelle tue tasche. No, ma in realtà 200 sai. Cioè tutti i 200 ti finiscono in tasca. C'era una volta. Facciamo la live con Masterchef, ci chiudono il canale. Ma Liezar, ti sbrighi però, che voglio andare. Dove andiamo? Cosa devo fare? Ma qui questo? No! Hai messo le coordinate, giusto? Ma non c'è nessuna coordinata, scendiamo in questo, il primo, dai. Vai, questo vai, è normale, posto. Sempre a... Andiamo. Così per curiosità. Andiamo a vedere chi stanno votando. Stanno votando. Chi ha scorreggiato? Questo, va bene. Le torce? Ci penso io. Non prendere... Anche la pala, attenzione. Quattro le prese.
No, la pala non c'aveva una lira, che pala. Ma no, bastano le torce per il primo livello. Ma poi senti che già sta Reddit playerando già Esprit, già mi stai sulle palle Esprit, vieni giù. Ma ho visto il vostro live, sei questo. Male, adesso sei tutto. Dove andate che non prendo le torce? Sono qui, qui. Scusate, ho visto un botto di rodi. Tinky tinky donkey. È da vedere divertente. Tinky rodi donkey. It's a clown, by the dance, motherfucker. Dov'è che arriva il Pippo, però? Eccolo! Baby doggy donkey, don't you dance, motherfucker. Oh! Ecco, via. Aspetta, fai il pi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 p
pim 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 pim. Pim 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 piri 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 piri. Prego Marco, prego. Vai Esprit, vai, 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 vai. Aspetta. Allora, è andato a sinistra Moro, eh. Garibaldino oggi, sembra me. Muore subito Insta. Esprit è rimasto all'inizio. C'è niente bro. C7. L'abbiamo lasciato con Marco. Oh, c'è un Axolotl qua. Qui, sei... qui c'è la porta. Okay. Porto questo in base. Vai, vai. Come qua questo scemo? C'è del parkour anche qua. Non so se fatto o no. Eccola. Dov'è qua la base? Moro, ah, qui. Moro, qui, qui. Qui, qui, lasciamo qui. Moro. C'è del parkour e una stanza segreta. Io non so se... Che cazzo stanza segreta? Guarda lì, guarda, è aperto lì. Però c'è Rob. No, eh sì, vabbè, ma non è segreta. A parte che è aperto non vuol dire un cazzo. Ah, esatto, qua. Secondo me ci si arriva da qua. Esprit, stai lì? Esprit, c'è la sentiero lì comunque. Dove? Qua. Ah, vabbè, è a posto così, no? Ma perché sta saltando? Che rischio. Che... Ma sono un campione mondiale di salti. Di chi? Ha una roba per qua? Venite di qua che c'era un sacco di robe. Ciao ragazzi. Chi è? Ma perché siamo tutti qua adesso? Di qua, di qua. Sono campione mondiale di salti. Che è successo? No, dicevo a mia mamma che si è spenta la stufa. Ah, non era quello. No, non c'entra niente. Problemi con la stufa, ragazzi. Un casino. Non c'è una sega, ma ragazzi, abbiamo trovato niente. No, seguite me, seguite me, che mi hanno dato un sacco. Ma io non seguo te, Lieza, non mi fido. Sei palesemente lo skin crawler. Qua? Dov'è poi, Lieza? La chiave, la chiave. È qui. Grazie, Grizzly. Lieza, ma... Ah, quindi, ma non serviva un cacchio la porta da aprire qua. No. E Locked, chi ha la chiave? Cosa sta dicendo quel predicatore? È morto? Cioè, sono porte chiuse? Sì. Grazie mille, grazie Grigio. C'è la chiave, Esprit? Sì, qua. Dov'è? Ok, io sono un campione di quasi... Allora... ma che ginocchio. No, cioè, non è una questa sala, c'è... Non c'è una, c'è una sega, ragazzi. C'è veramente niente. Ma che senso di perdere con la chiave, scusa. Ma dov'è Marco, ragazzi? È per la nave, l'ha detto. Perché? Ma fa cosa? A consegnare gli ingranaggi giganti, per... Sento... Ma c'è uno slime... Occhio, occhio, occhio! Lo slime blob! Passo di qua. Arriva, occhio, Esprit! E non vedo, sono più delle forze... Non venite di qua, ragazzi, è chiuso qui. Ma ci ha chiuso... Corri, Moro! Che è come l'abbiamo slidato, ragazzi. No, c'è un cazzo. Inky tinky punky. Cioè, una chiave, non lo sappiamo se è morto. Tinky. Ma qui è chiuso. C'è un cazzo in sto posto. Torniamo all'entrata Moro, vediamo di prendere la strada. Dov'è l'entrata? Di qua? Di sopra non c'era niente, non l'avevo già visto prima. Di sopra non era l'entrata di sopra. Qua è chiuso. Ma porca miseria. Di posto. No, a sinistra, destrist. Qua. Qua, qua, qua. Dove siete? Qua. Dov'è qua? Sto facendo... Ti sento ma non ti vedo. Qua. Ma sei a sentire. Di qua. Cos'era? Non cazzo. No, ma non è vero, Lieser, ma vaffanculo, ma vedi che... Allora... Oh, signore! Oddio, il blob! Blobby!
Ma seguitemi a me, che io la so la strada. Ah, qua c'è della luce, quindi sicuro che li porto. Guarda, è qui. Ah, ok. Di qua? Eccoci. Oh no, questi posti di nuovo. Allora, qua c'è un culo. Amici? Non c'è un secondo, scendi giù, Esprit. Ah, ma qua è chiuso. Salta la ringhiera, salta la ringhiera. C'è un volante. Non vedo. Vabbè, caga sotto. Ah, già finito qua. Marco? Allora. Oh, c'è un altro axe. C'è la batteria qua. Non vedo niente, io sono da casa, sono nel buio totale. C'è la luce in fondo da staccare. Dove cazzo sei? Marco, ciao, tieni. Amici. Porto subito. C'è la melma che ho chiuso. Ocio, la melma, puzza. Non vedo io, non so più dove sono. Dai, Esprit, però, su. Dove cazzo sei? Qua. Porca. Grazie, pushy. Allora, vedi un po'. Pushy. Quindi prendiamo e scappiamo, no? Tocca, sì. Vai, stacca. Vado. Puttana. Dove sei? Qui, ti faccio luce, vieni. Andiamo. Oddio. Corri, cazzo. Non c'è d'accordo. Non c'è bisogno di corri. Andiamo via. Sì, andiamo perché via. Perché sarà tutta notte. Ormai sarà quasi notte. Il posto del merda. Andiamo. Ma c'erano solo robe grosse, scusami. Ah beh, no, normalmente. Sono le 6 da noi. Sono le 6. Amici? Dai. Happy birthday to you. Andiamo via. Dai, andiamo. Abbiamo un botto di roba. Siamo troppo forti. Comunque c'è stata una scammata allucinante perché sono stati dati i punti che non dovevano essere dati. Perché? È stato reputato Mark morto anche se non che è stata Memis. Ma io. Ma ci stiamo portando le cose. È stata Memis. Ma aspettate la fine della partita, scusa. Bastava aspettare la fine. No. Vabbè, Memis, prenditi la colpa tu che ormai sei tu la. Ma infatti, ma è proprio un po' di Memis comunque, secondo me. No, l'avevo detto che prima o poi capitava anche a Daniele, è capitato subito oggi. Nessuno è morto su di me, beh, posto. Non è morto nessuno comunque, quindi è da annullare. No, vabbè. No, ormai non c'è da annullare nulla, pagato. Ragazzi, abbiamo due errori così gravi in 3 giorni. Dove andremo a finire? Comunque 213 abbiamo già. Che ha trovato tutto. Sono andato da un'altra parte. Ma cosa voglio... Aspetta, cosa vogliamo fare? Perché fatto qui è 213. E sti cazzi, quella cosa c'è. Vabbè, andiamo a correre e poi consegniamo. L'importante è che non moriamo tutti insieme. Ha del baule. Che ha scorreggiato. Che scorreggia. Aspetta, ha scorreggiato, come al solito, quando parla. Cosa vuoi? Eccoci. Celestia, hai ricaricato la luce? Sì, è umido. Non ha ricaricato, vabbè, fa male alle orecchie. Dovrebbe essere di qua. Secondo me a destra invece. Ma se prendiamo una radiolina per sicurezza. Non abbiamo una lira, non ci abbiamo. Da qua non c'è nulla. No, è a sinistra, è dell'altra parte. Occhio alle vespe. Non abbiamo le vespe però, partite. Perché c'è sì, musica? Sì, rifanno Daniele, ma lo dai alla fine quando c'è reso... Lo date quando c'è il resoconto finale, così poi li capiamo chi è morto e chi no. Poi sì, per il primo... Dove è entrata? Qua è qua. Qua? Sì. Ah, c'è difficile. Ma che è sta musica? Ma sentite la musica voi? No. Una volta. Io non ci vado. Non c'è bisogno una alla volta. Ma in quattro no? E dipende dal peso. Andiamo tranquilli. Diggy diggy donkey. Oh, ma c'è una perdita qui. Tocca trovare la valvola. C'è una chiave però. Aiuto. Come soffia. No ragazzi, sento un ugolo. Ma non è importante, Moro. Grazie. C'è il magazzino. Oddio, qua sotto secondo me c'è qualcosa.
Ma mi era uscito fuori grab? Oh, no. Sotto? Ho preso un Marco, ho preso un pochettino. Su! Succi! Succi via! Chi è? Chi è? C'è chi è? Lo coso! Chi è? Quello con le lucine negli occhi che mi fa popi popi. Oh, no. Vabbè, prendiamo tutto il mio... Ma io voglio prendere altra roba, sono esoso. C'è il generatore, di là c'è il generatore di luci. No, che generatore di luci? Quello che non devi proprio fare con questo mostro qui. No, non prende, non prende. La sono qua? Sì. C'è una porta qua, c'è una porta qua. Però vale un sacco. Ho capito, ma lo prendiamo poi alla fine in caso. C'è una boccia. C'è roba qua, 5 qua. Per altro generatore. Ma lì sotto cosa c'è? C'è il coso delle luci, sta buono, No, niente qua, niente. C'è una sega. Ma cos'è la server tipo sta qua? Andiamo sotto. Donkey, dai, non c'è niente sotto, neanche la porta. Grazie Dedo! Grazie Dedino! E quindi è solo la banda nazionale! Apri la parola, il pacchettino come faccio aprirlo? Cliccando, ma aprilo fuori, non aprirlo adesso, che magari c'è qualcosa di grosso. È lì, mostra aperto la porta! Sciolta! È sceso le scale, corriamo adesso, mai più! Andiamo! Sopra, non sopra! No, Mauro, io ti stavo seguendo! Andiamo fuori? Dove è andato? È fuori. Vabbè, andiamo fuori. Ma non proviamo a entrare? Ma c'è un canale. Allora, però qua sotto, qua sotto c'è la fire entrance. Io vado là, intanto voi portate il pacchettino, le robe là. Mauro, aspetta, apri il pacchettino, magari una roba bella. Mi fate vedere da qua giù, per favore? Oh, bello! Guarda. Cos'è? Dai! Dai, oh, cos'è? Erano delle bottiglie. Ah, vabbè, vado qua. Sì. Godor! Pistola. Che paura. Che cazzo? C'è il mostro. Moro? C'è il mostro di là. Ma sei coglione. Quello. L'ha detto, ragazzi. C'ho la chiave. Hanno. Aspetta, che era stata in. Ah, ma era stata. C'è una sega. Non vabbè. Ho mai capito. Sodoma. Andiamo via, dai. Cosa? Aspetta, perché? Perché di là c'è il mostro, di là c'è il mostro, c'era il mostro di qua. Ma di qua? Non è che possiamo... Ho preso due robe, Non fate gli esosi, dai. Un secondo, dai, vediamo cosa c'è qui e basta. Vi aspetto qui, io corro, eh. Esprit urla, quando caghi. Cosa fai? È lì il mostro, salita, andate via, Succhio via le palle. Buongiorno, amici. Via, Marco, via. Via, porco Giuda. Ok. Oddio! Okay. Marco, è appena entrato, ma siete a posto, andiamo. Okay. Stava arrivando il bestione. Marco, mi sbaglio. Cosa fai, porco? Stavo cercando. Siamo pazzi, una per la porta, c'erano tre persone pazze. Grazie, il maniero. Grazie, il maniero. Per ritardo. Di qua, amore, sicuro. Sì, sì. E la... Aspetta, no! Oh, Ah, chiaro, sei coglione, non è moglie. Io sono in fin di vita, oh. Ragazzi, è morto! Ragazzi, ho ucciso gli Ezer! Ho ucciso gli Ezer! Sto impazzendo, c'ho la mente flebile, vedo tutto strano. Ma che non fare il giro, comunque. Portiamo gli Ezer. Marco, bastava fare il giro, comunque. Ah, scusami. Andiamo, per favore. Moro, dove cazzo è la nave? Gli ho stoppato la live. Dov'è? Ma perché sei sempre stato aggressivo? Ma tra l'altro ero in fin di vita pure io. Ragazzi, dov'è la nave? Vieni di qua, vieni. Ah, è là. Cos'è che cercavi? Una mammella? Una pistola, che mammella. Che da pistola? E spara a te, Moro. Perché? Eccoci. Sei aggressivo, una paletta. Vai a mettere via, mettila. Quante armi c'avevi poi? Cos'è? No, uno era un pettine. Un pettine. Adesso si parte! Allora, andiamo. L'altro di Pipi poppi poppi. Ma mi ha preso la torcia? Aspetta, è morto Simone, quindi. Cioè, è morto. L'ha ucciso Moro, però. È caduto, ragazzi. È scivolato.
Ora, ma la torcia? Che è? Fa di Yezar. Perché non l'hai presa? Non l'hai raccolta, Esprit? Ha preso il cadavere, io non ho visto la torcia per te. Marco! No, no, io ho dovuto fare... Marco, ti avevo detto raccogli la torcia, ti avevo detto. No, non ho mai detto proprio niente, tu hai solo 4 anni. No comment. Niente, abbiamo perso. Dai, andiamo, andiamo a cagare. Beh, prendiamo un bel walkie-talkie. Ah, non ci abbiamo i soldi! Adesso ce li abbiamo. Ma se penso io, Moro, li convinco. Cosa fai? In prestito, chiedi. Ci abbiamo 270, vedrai. Volete riscendere qui? Ma ci abbiamo 270, secondo me possiamo anche andare in culo. Dobbiamo comunque scendere. Tanto se no, cosa fai? Caghi? Guardiamo. Oh, prende molti talchi. Ha ruzzato. Guardiamo reggia. Sì. Massimo si muore uno e ti va. Questa volta voglio vincere. Ma è quello di prima? Sì. Sì. Ma è diverso, immagino. Sì. Che c'è? Dov'è? Adesso qui. Devo arrivare al punto. Seguite la mia voce. Al ponte dei cazzi. A frolla di sto. Che culo! Siamo fatti così. Oh, porca miseria. Ah, c'è un... Poi... Va bene, allora faccio il termoracolo. Ok, questo era il primo termoracolo. Siamo stati scammati. È vero che prima o poi moriamo tutti, ma prima del Moro. Meglio poi. Questa è una novità. Questa è una novità. Cosa c'è qua? Una nuova stanza. No, è la stanza quella grossa qua sopra, voi. Ah, è il contrario. Non l'avevo mai vista le scale che salì. Ah, perché è il contrario. Sei scemo? Vabbè, non c'è niente. Non c'è niente. In curva crediamo a voi. Ma che c'è la in questi posti di merda? Sono aggeggi alieni, in curva, tu non puoi capire. Crediamo, forza, non c'è niente qua. Stai bello, zitto, Marco. Il capitano. Puoi ucciderlo? Sì, l'ho già fatto prima di uccidere. Non... Oh, una paperella di Gonadil. Posso? Chi è? Chi è? Pinky Pinky Ponky Daddy Bout a Donkey. Ah, la st- ma che Donkey molto. Cry no. Zenu Fry. No, niente, vuoto. Cianciulan cilinciu. Dito un rumore strano. Però io, scusa, stavo amici, pensando. Ma io sono sotto di voi? Chi sei? Non lo so. Mi sembra di sì, Sì, sì. Eccomi, arrivo. E che tranquillo. Ma cosa siamo sotto, sotto allora? Non c'è niente. Non lo so. Fin dove sono stato, no. Cazzo! Porca miseria! Ok. Traballa un poco. Porca miseria! Ah! Io sono vivo, ragazzi. Anche ma tutto a posto, morto. Ragazzi, un piccolo incidente. Eravamo quasi arrivati, ma perché? No. Quindi, abbiamo solo una cassa? Andiamo via, andiamo no, via, c'ho anche c'ho anche una paperella e una merda anche. E allora l'Iron Party. Allora siamo consegnati, io anch'io ho il caffè, vabbè, a pranzo. Buono. Buono il caffè. Il caffè lo bevo io, Il caffè della Peppina non si beve la mattina. La mattina, quella brutta vecchia. Di merda che fa il caffè con la cioccolata, quella sfigata. Fa il caffè, fa il caffè con start la ship. Merda. Aspetta, start. Ma la merda puzza un poco. Abbia porto poi. Si è salvato al pelo, Esprit, si è salvato al pelo. Sì, adesso apro l'armadio, cosa succede? Cosa le apri? Praticamente esce fuori... Esce fuori un piccolo mostro e ti mangia, Mi fa così. No, cazzo, ho fatto un'altra azione.
La bet siamo vivi. Siamo vivi, rimane per rimane per dopo. Finché non muore qualcuno, ma oggi ragazzi non muore nessuno, non avete capito? Ma sono più difficili anche. Non funziona. Adesso vendiamo jingle tutto bells, quanto. Questo lo so, visto tra e non vendiamo tutto. No, vendiamo tutto invece e andiamo in un altro pianeta di quelli costosi. Cosa che sto? Nuovo pianeta, dai, sono più con belli. La pistola, il mitra, il fucile. Ho messo, ho fatto confirm, ragazzi, era tutto a posto, siamo nella... Beh, lo togliamo il cartello per minare? No. Quanto vale? No. Vale 34, sei pazzo, vale un sacco. Ma 34 vale. Allora, Espri, adesso devi mettere tutto giù. Ok, prendiamo tutto, mettiamo tutto giù. Prendiamo tutto, aspetta. Deficiente di merda! Marco, devi stare tranquillo, aspetta, qua ce n'è di roba. Espri, adesso devi mettere tutto giù. E poi premere forte il campanello più volte. Sei bastardo. Eccolo, eccolo, così, così. Premilo, vanno a premere, premilo più volte. Premilo più volte, Espri. Lo rifaccio, Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Popo. Beh, possiamo... Popo. Chiedeva 130. Prendiamo anche il caffè, dai. Tutto, tutto. Cos'è che vuoi? Terrail, coso di luce. Tieni io... No, il coso di luce perché lo tieni? Non lo so, perché... Se vale un sacco, no, perché lo dobbiamo tenere? No, perché magari può servire... Perché in alcune basi che andiamo manca, quindi possiamo mettere... Ma non è vero, non è mai mancato in nessuna. No, sì. Non è... No, vabbè, a parte perché lo dovrei mettere, accende solo la luce. Pezzo andiamo di via. Merda! È morto chi? Esprit. Modo. Ha pilotato le scommesse, ma qua... Aspetta, prendete la torcia, per favore. Salvate la torcia, amici. E certo che va play, Daniel. Poteva prendere anche Merlin! Vabbè. Questa è bonus kill. Super pirla, ecco. Perché non c'è stata la cosa. No, dovevamo vendere le cose. Adesso teniamo prendere tutto e vendere le cose. Aspetta, prendiamo le torce. Salva le torce. No, devono vendere. E se cortesemente lei mi può addentare... Non fisicamente. Ah! Yezar, che rischi. Comunque sei in questo momento. Lei non è carino. Stavolta, sì. Un po' lei non è carino. Ma mi stanno andando velocizzato. Oh, andiamo, andiamo. Dai. Perché io ho sentito. Mi sono mosso. Andiamo questo per bene. Dai, per 144 e si stonca. Via. Ciao, Mostre. Ciao, Mostre. Chi gli apporta, scemo? Okay, alla prossima mostra. Adesso la fumo adesso. Inky dinky donkey. Daddy bounce donkey. Donkey die, daddy cry. Pippo pippo pippo. Ma quanti multe ci hanno fatto? No, 467 euro. Abbiamo 600. Dai, compriamoci. Aspetta, andiamo su Raid. Walkie-talkie di quota. 550 costa, ma non ce li abbiamo. Dai, prendi walkie-talkie, su. Beh, Moro, facciamo un altro pianetino di merda, non so, boh. Allora, le flashlight le avete prese? Droppatecele. E no, uno l'ho io e ce l'ho una ce l'ha... E io? No, io non ce l'ho. Te l'hai? Gentile abbiamo, perché siamo fuori da prima. Pezzi di merda. Allora, Moons. Allora, in che Moons andiamo? Su March. Quello di Yezar. Andiamo su Marte. E che scusa? Lei, facciamo... 600. I soldi, c'ho un pianeta. Baby di didondi. Titan. 700. 700 costa? Eh sì, allora andiamo su March e basta. Io volevo il walkie-talkie. Ma che fatto qui? Adesso, dopo il walkie-talkie, dopo! Prendi sto walkie-talkie che è utilissimo. Guarda che gli streamer veri lo usano tutti. Basta, in buono tu. Siamo? Allora, walkie-talkie 2. Confirm. Chiudi questo armadio. Flashlight. Di cacchio. Pagliaccio. Fondo. Ok. C'ho le zucche. Si stonca! È Halloween? Si stonca! Dove va quello là? Ah, la base è laggiù. Natale!
Grazie, Dedo. Grazie, Dedoide. Smettila che mi imbarazzi, Dedo. Nuova creature. No. Ah, c'è una nuova creatura, è stata identificata. Quando stai? Oh, chi è? Un rumore strano. Non so, la base che svolazza. La base è là davanti, comunque. Guarda lì che svolazza. Dove arriva il Dinky Donkey Donkey? Grazie Maso, benvenuto. Aspetta che faccio. Eccolo lì. L'ho preso. La chi la prende? Ok. Io e Mark, dai, ci dividiamo. Va bene. Occhio al cadere qua. Non cadere nel buco, eh. Facciamo il giro largo. Aspetta Mark, test di coso qua. E si sente così lontano il dico dingon dico dico dingon dico 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 dico. Comunque le... si può riuscire a prendere la palla di zanzare quando andiamo via però. No, è un motore. Bravo, pensi però occhio fuori. Oh, c'è le bottiglie qua. Provo andare? Belle le bottiglie. Solo le bottiglie però. Sì, ma portarle nella navicella potrebbe significare morire. Fuori è a posto. No, metti qui fuori, mettile. Ok, qui su. Allora andiamo nella stanza che avevo aperto io centrale. Forse, eh? Obiettivo stasera è andare in un pianeta costoso, comunque. Hashtag costoso. Qui è finito già? Come qui è finito già? Di qua? Qua c'è da saltare, regas. No, non si può saltare. Sì, non si può salire. Fa, ma quindi? Non lo fa. Ah, qua. Qua, sopra. Prego, Simone. Vai, vai, vai. No, non lo può fare. Oh, santa polenta. C'è una sega, non c'è. Grazie, benzinaro! Lo so, guardiamo qua. Di là non c'è niente. Ma diciamo, ma è tutto... Questo era tutto pericolosissimo, così. Però. Aspetta, non venire di qua che è pericolosissimo qui. Ostia, però qui... ma i Wolf Talkie però. Lo so, però di qua c'è pieno di roba, mi sa. Non c'è una via. Non lo so. Anche perché vuoi fare di qua c'è roba. Chi è che ha aperto la chiusa? La porta l'ha aperta? Chi ha aperto la porta? Qualcuno ha cigolato, ragazzi? No. Chi... No, come no? Aspetta. Aspetta, aspetta, no. Non fare. Marco, ci sei? È da Adama. Ok, posto. Marco è vivo. No, aspetta, non saltate! La chiave, una mina. Pozzeria. Un'altra chiave. C'è una backdoor. Boh. L'unico bottino è questo, via. Osteria, dove sono, ragazzi? Amici, mi parlate? Aspetta, no, non salto, arrivo, eh? Ah, ok, ok, non da. Cazzo, come salto adesso con sta merda addosso, però? A posto, Moro? Allora, c'era una stanza con una backdoor, però... Una backdoor? Sì, allora, aspettate, ragazzi, Godo. Fatemi portare solo due chiavi e questo, per il trovato. Che cazzo mi ha regalato? Dimmi. Ma è salto nuovo. Ok, va bene, riferisco. Che è? Mark è scappato e è uscito fuori perché gli stava camminando addosso qualcosa, quindi c'è qualcosa all'uscita. All'uscita è qui. Vabbè, vado. Quindi occhio, vai. Ma non c'è niente, pazzo.
A me l'ho visto camminare Marco lì. No, sono io questo. Guarda, tu... Perché sono andato qua io? No, devi andare di là, giusto? Aspetta. Salta, riesci a saltare qui, eh? No, sei no, pazzo! Non riuscivo. Tutto a posto? No. Ma è lì, cazzo! Cazzo. Chi era? No, ragazzi, non voglio vedere, prendete queste chiavi. Ah, ok. Meno male che me ne sono andato, allora. Andiamo. Le bottiglie non le posso prendere. Prendo io. Ma tanto è vuota. Per dopo. Ma aspetta, c'è il coso delle zanzare lì, Esprit. Prendilo. Le plepi. No, ma che prendilo, imbecilli. Dai, dai. No, aspetta, aspetta. Dopo lo vengo a prendere io, dopo. Aspettate. Ma ci sono poi, non è che non ci sono. Io non le vedo. Ci sono, ci sono. Ci sono altre plepi. Ma ci penso io dopo. Allora, mio amico Valerio mi ha detto che lo si può prendere e mettere dietro nella navicella ed è tutto a posto. Cosa? Le cose delle api lì. Quindi andate tranquilli, adesso lo facciamo. Prendo quindi. Proviamo? No, io ho fatto. Fai una cosa, vai a prendere le porte di walkie talkie che vediamo un attimo. Non posso, se ho quello in mano, tanto. Te lo tieni acceso. Ma deve per parlare. Provo a prendere qui. Fammi vedere un attimo, fammi esplorare la navicella, eh. Oh, Esprit, prendi questo. Che fastidio che se fai uno non va nello slot 1, però. Sopra? Sopra moro forse, aspetta. Non posso andare sopra con le robe in mano, tanto. Ricarica anche. Sarà qui che poi si attiverà qualcosa, che ne so. Ragazzi, ricaricate questa flashlight. Provo ad appendere la roba delle carte. Veramente. Si prende. Quanto fa? Ragazzi, altrimenti io corro. Poi se, ma se lo deposito andiamo, poi loro non mi cacano. Dai, tanto. Andiamo. Allora, aspetta, fatemi lasciare la torcia qui. Scappiamo noi. Esatto. Scappiamo. Vai, proviamo, Moro, vai. Ezzar, tu rimani che mi... Qualcuno che viene con me da lontano, eh. Vado, vado. Ma se vuoi io corro e distraggo e ti prendi, Moro, no? Adesso tu non mi devi rompere le palle, eh. Ma perché sei anche tu? Che è successo? Sto parlando con gli Ezzar io. No, state lontani da me. Che qui bisogna scappare subito. Ragazzi, lontani. Finite la sta... No, lontani verso la navicella. Oh mio Dio! Marco! No, Esprit, non parlare, shh, silenzio. Ma è un orango billon. No, vabbè, non ci attacca. Vabbè, non importa, è andato via quello. Allora, un secondo, eh. Esprit, pronto a scappare, vai lontano, vai verso la navicella, vai via! Vai, vai, Mor, vai. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, aia! Esprit, prova tu, Esprit. Vieni qui. Esprit? 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 Dove cazzo è andato Esprit? Oh my god. Esprit, ma che cazzo fai? No, vai, vai. Ragazzi, prendete che ci sono i mostri veloci! Veloci! Sono i mostri veloci! Non riesco, non riesco a salire in fretta. Entra. Ecco, vai, tira via. Che cazzo ti va a fare? Chiudi le palle, partite. C'erano tre favore. Nemici qua fuori. Ma alla fine l'hai preso, Moro? No, perché mi sono punturato. Adesso devo vedere una cosa, però. Che sono corso via. Mi sono guardato due deficienti di mostri lì. Fatti alla vicenda. Ma mi ha sgamato, quindi non ti vedono. Quit bees. Porca troia! Quindi non ti vedono loro? Boh, no, quelli lì sì che ti vedono. Non sono loro quelli ciechi. Ah, perché... sono stupidi allora. Ah, sentimi il Cabro Corcus. Accanto a Marco è inseguito Marco, neanche mi ha cagato a me. No, mi ha fatto cagare addosso a me. The series of the red bees are highly defensive. They are living. Cosa cacchio dici? The red bees produce friction with the c'è la torcia qua a terra, È la mia. It's bees base to keep your distance. Right there's a stolen red bee swarm in the edge of the world. Spegni il walkie talkie, sono col suo. This is certain behavior. Ma io non ho capito dove l'ha l'energia del walkie talkie. Zosi. È sempre la stessa, No? È una batteria della tua tuta, tipo. Ah, è proprio una della tuta, ok. Comunque.
Il segreto sono l'arte, ma non sono le rare che sono stesse cose. Sì, sì, sì. The drawback to their ecosystem are highly debated, be based, the mad secret. Non c'è scritto come batterle. Non si batte, Moro. Vai. Vabbè, andremo a battere un'altra parte. Scendiamo di nuovo qua. Non lo so, cambiamo. Vogliamo riscendere qui? Sì, dai. Proviamo. Aspetta. Che pelo. Fa una diverse suspense, fa vedere. Constant rain, dice che piove. Andiamo su, offense. Ho paura dei fulmini, ho paura dei fulmini. Expansive. Chi è stato? Io. È la nave. Mi ha traballato un sacco, traballato. Codo. Ma lo sai come... Uno tiro di api a prendere, lo dicevo io, uno tiro di api a prendere. Dai, poi ci riproviamo adesso, eh. Va bene. Dai, Roma! Che pelo qua, ma che sei qui? Che pelo chi è? Dai, c'è questo che tu. Sì, dobbiamo andare qua, è lunga, eh. Ah, qua sopra sono le api, eh. No, bisogna fare il giro dietro, da sotto, tutto lungo. Perché? Ragazzi, devo scappare la pipì, torno un attimo alla navicella, un secondo. Vai. Eccomi! E io ero perso, Moro! Unlucky. Mi sono scordato la torcia, ragazzi. Non glielo dite, eh. Pim, pim. Ecco qua. Ah, che stanchezza. Dove saranno? Non sanno la strada loro? Io lo sapevo, loro lo sanno? Secondo voi? Pem! Accendo un walkie talkie. Ma di qua dobbiamo posto. Caduto qualcosa. Sei deficiente? Anzi, deve essere caduto qualcosa. La torretta c'è qua sopra. La torretta sopra. Marco, sì, ci penso io. Vabbè, attento. Dov'è? Ma io l'avevo chiusa la porta, è qua dietro la porta. Non si chiude più, mi sa, la porta. Non è vero. Come non è vero? Arco, aspetta. Eccola. Qui, fermo, eh. Non credo funzioni così, eh. Passando? Sì. Non spara. Osteria! Via. Godo! Hai visto? Io ho avuto fiducia in te, ti ho aspettato, gli altri no! Che ti hanno staccato la corrente! Ho paura! Non hai paura! Ragazzi, ho avuto fiducia in Moro! Sono vivo! Ho fatto bene ad aver fiducia! Lasciate stare! C'è un uomo nudo! Io credo sempre nei sogni, ragazzi! Sento caldo! Non c'entra niente! È che c'era una grande stanza immensa, un labirintica là! Qui? Non abbiamo più torce, però. Santa Mirezia! Ho caricato tutto, sono al buio totale!
Non c'ho più la batteria, è dura, c'è. Vai, 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 va bene così, va bene. Vado via. No. Ah, qui non c'era una sega. Dentro, ma basta, però... non c'è più nient'altro? No, ma... altro che si ammazza. No, più che altro c'è il mostrone nudo lì. Ma che... tu vuoi cosa è successo dentro prima? Che c'era, c'era uno nudo. Simone. Però, come fate a scappare? Ti corso via. Ho corso via come uno Speedy Gonzales e mi sono nascosto tutto raccattato. Ecco. Ma poi siete com'è che siete arrivati prima di me? C'è il sentiero? Sì, Marco. Ah. Comunque confermo che le due batterie sono diverse, se switch hai due cose diverse. Ah, è vero. Azz. Ah, ok. Quindi c'ha ragione che c'è la batteria staccata. Dove è la palla? Azz, dove è la porta? Non c'è l'entrata! Di qua. Ah, ok. Non c'è l'altra entrata. Come sali qui io? Vai, quanto solido abbiamo fatto? 198. Ma aspetta un attimo, Ma c'ho anche una chiave io. Ci sono ancora 15 oggetti con 1133 di valore, oh, ragazzi. Madonna. Saranno tutti gli uccelli lungo. Sono tutti sopra. E come facciamo? È notte ormai. Proviamo? Tra poco. Tocca andare quanto... Vabbè, ancora ci abbiamo due giorni, dai, su. Uno. Dai, andiamo. Abbiamo ancora un giorno. Va bene, anche... dobbiamo fare... pochi soldi dobbiamo fare. La quota ce l'abbiamo qua. Quasi, non ce l'abbiamo ancora. 190. Cioè, sì, uno non ci dà il valore, quindi sì. Proviamo. Ah no, questo vale un bel po', sì, no, dovremmo averla la quota. Dovremmo averla la quota. Che la paura. Quota. Non vuoi andare ancora a Moro? Era notte, quasi. Cioè, era già pieno pomeriggio, ora che tornare. Che palle. Ah, si sì, infatti non c'è gli usano. Quota. Se stacchi la batteria sei fottuto, Moro. Non si gli usano. Pota. Esatto, più volte succede, sono più volte. Andiamo, tappo, da, sinistra dove guardavo io. Dove siete? Qua. No. Marco dall'altra, Marco. Vabbè, ragazzi. Vabbè, sta parlando, credo. Aspetta. Che ci puoi fare? Accedi i walkie-talkie. Ci siamo? Okay. Ma si scarica poi, eh? Vabbè, però è quello che serve, però ci serve. Va bene. Poi in caso di emergenza. Come si va qua sopra? Là davanti. Moro, ho sbagliato a dire destra e sinistra, quindi ero io. No, no, era la mia, era la mia sinistra, era. Cos'è? Ombra, ok. Queste ombre che sembrano del merda. Pim 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 pim. Andiamo, andiamo, tutti dentro, veloce. Pim 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 pim. Ho sentito un rumore io, Vado a sinistra. Anche io. Le bottiglie. Oddio, che sta... Oddio, quanti... Ho provato a ridurre, metto qui. No, ragazzi, c'è una troietta qua, state attenti. Zos. Prime bottiglie. Si è attivata. C'è una valvola. Non c'è un cazzo qua. La porta. No, non si tira la leva. Quella torretta so che ci fa. Ma perché sto finendo? No, qua, un labirinto. Sì. È gigantesco sto posto. Ragazzi, se troviamo il mostro qua, siamo nel merdone, eh. È porra caso sto mezzo. Osteria, Mendo. Non c'è niente. Cash register. Oh sì, c'è un oggetto, aspetta, cash register. Ah, prendilo, quello è grosso però, Lo so. Infatti, lo c'è una troietta davanti con una chiave lì, la prendo. Pollo! È morto uno dietro. Sono vivo, sono vivo, sono vivo. Ah, ancora lì. Ok. È chiusa, ma io c'ho la chiave. Occhio che c'è la torretta. Oh, ho trovato un'altra batteria, ragazzi. Non prenderla, lasciami. Ma quella spegne tutto, però. Ho trovato anche delle cose, aspetta, Anche di qua. Ah, ok, non si sentiva nulla. Ok, arriviamo tra poco. Dove sei tu? Chi è che ha cigolato?
Esprit. Pazzo! Era di qua. Sì, aspetta che guardo anche di qua. Lancio un segoide qui. Mi chiudo. Sì, 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 stavo arrivando. Rispondo un pulito perché ho una cosa pesante in mano. Ah, dammela a me, dammela. Dove sei? Ah. Prendilo tu. Allora, dove era adesso la strada? Era di qua, credo. Ma sei Esprit o tutto ciò? Esprit? Sta ridendo come un coglione, sarà morto da qualche parte come un imbecille. Non lo diamo ancora per certo, però aspettiamo. Sta ridendo con le mani in alto e con Marco, Sta ridendo, Marco, lo sento! Marco? Occhio la torretta. Stai là. Dovrebbe essere qua. Aspetta, è vivo, Esprit. No, ma mi stavo... Ok, Esprit è vivo, ok. Amici! Esprit è vivo? Esprit è vivo! Ok, dove siamo all'ingresso? Ah, ecco. Allora, sto imbecille, ma... Avevo un po' di paura. E niente, mi dà, a parte i... Io ho una flashbang, ragazzi, posso usarla? Io ho trovato anche una... Prendete questa! Ho veramente... Guarda, ragazzi, prendete la fiasca! Non sento! Sento. Prendete la fiasca! Non sento niente! Andiamo, bene, aspetta, ma già andiamo via? Così boh, tanto ci abbiamo l'abbiamo raggiunta la quota. Sì, ce l'abbiamo. Non so dove dobbiamo andare. In mezzo alle api, yahoo! Aspetta, dove dobbiamo andare? Di qua? Da quando sono il petto? Che scorra! Che scorra! Dico io. Non c'è un alveare? Sto cercando un alveare. Non c'è. Allora, partiamo, su. Che pazzo parti? Ma che cazzo è, Esprit? Scusate. Ma quanto ci stai mettendo? C'ho il pesaculo. Il pesaculo. No, ho sbagliato. Prendete anche voi il walkie-talkie, comunque. Sì, prendetelo tutti i walkie-talkie che servono. Ma con la sua batteria, ma ci siamo tutti. Ma solo se lo accendi. Ma dopo ho solo due mani, però, scusami. Dobbiamo andare a fanculo, ragazzi. Andiamo nel pianeta quello bello, in modo che sono i sogni, no? Sì. Prima consegniamo, poi andiamo. Beh, 359, direi che abbiamo i soldi, forse. Ecco. Senti com'è avvita quella cassa banca lì, Cosa faccio? Mangio un cioccolatino, Marco. Devi smetterla, hai capito? Ah, scusa. Mi stai guardando? Sì. Oh, mi se non dovevi? Che non dovevo? C'era scritto 71 Gordion. Bravo. Che? Ma è praticamente appena dove non vedo. Andiamo di qua. Devi stare fermo, Bravi, Ma l'ha messa! Rinominate le clip! Aspetta, che non abbiamo messo tutto. Vabbè, tanto facciamo due tornate. Non sta arrivando il bastardo. La chiave la prendiamo? No, le ho vendute tutte. Solima! Ha
sta così dentro adesso. Cazzo, velocissimo. Ma dipende, non è che sta lì ad aspettare te, eh. Non ha preso le cose, dai. Non ha preso tutto, però. Non ha preso le robe. Non ha preso tutto. Aspetta, il coso che scorreggia deve prendere. Deve aprirsi la botola. No. Sogliale. Sogliale. Quanto abbiamo fatto, secondo voi? Un botto, Zod. Aurora, hai detto a Esprit di uccidersi? 450. Ho detto, dai, Esprit, abbandona la vita. Quindi, però, eh. Amici, dai, salviamo che andiamo a vedere il Masterchef. Ma che basta poco e faccio chiudere il canale qua, eh. Ma chi? Allora, ragazzi, facciamo la sciocchezza, la pazzia? No! Ma sì, ovvio. Okay. Andiamo nel pianeta Fico. Ma la prossima volta? Scusa. No, io, dai, 10 minuti, un quarto d'ora adesso. Ma no, mancano 3 minuti. Appunto, scusa, dai, ma che 3 minuti? Facciamo 10 minuti in più, dai, tanto... Lasciamo il cliffhanger. Marco, il Masterchef apre alle 21:15. Come faccio a dialogare che questo è muto? Non dice le cose quando mi spiega. Inizia alle 21:15, Masterchef. Dai, fatemi vedere sto cazzo di pianeta. Facciamo un giorno. Poi settimana prossima ci sei... Esprit, cosa fai? Dai, perché ti cambia, ma cosa, perché ti sei messo a ballare per dirmi? Esprit, mercoledì prossimo, non impegnarti, guai a te, ammazzo. Mercoledì prossimo quando è? Mercoledì prossimo. Sì, che c'è il numero, imbecille. Il numero è un bel numero, secondo me. 17. No, mercoledì prossimo vincolato, il mio compleanno. No, ragazzi, vabbè, saltalo. Cioè, che regalo più grosso di questo possiamo farti, no? Martedì, in caso. Martedì o giovedì? Giovedì, c'è la cosa del Santa paletta. Sono un po' di più, Marco, sempre a fare lo scansafatiche qua. Ma ho detto di sì! Esprit, ho detto di sì! Non ha detto di sì, comunque. Facciamo solo fino a 10, dopo c'è Masterchef, Esprit, devo guardarlo anche io, Menis, vaffanculo! Cosa ti sei messo in bocca? Dimmi! Non ridere! Magari l'ha detto proprio nel momento in cui non si è sentito. Oh! Oh, ma questa è la knife! Ragazzi, ma c'è la polvere, ah, che no. Ma è nebbia? Cenere, forse. Forse è cenere, sì. Non credo. Ma quante luci però sta cosa? Ma prendetevi... Prendetevi i walkie-talkie anche voi. Allora, walkie... Sì, che adesso... No, ma tanto se andate... Poi se tornate all'astronave, tanto è più facile sentirsi. Ho capito, ma dopo c'abbiamo due mani e basta. E vai, ma puoi fare più volte avanti e indietro perché comunichiamo sempre. Ma no, io vado senza movimento. Secondo me è un'idea di merda, però li ho presi. Passami il cazzo, passami. E deve arrivare il cazzo. Sì, ma non si vede un culo, non si vede. Comunque, non si vede niente. Bisogna seguire ste luci qua. Però adesso aspettiamo. Dove cadrà il piripiripiripi? Pezzo ne so io, boh. In base a... Il rumore... La torcia non serve a nulla. È rumore da neve, però, effettivamente. È una tempesta. Ora faccio le impronte pure. E qua ragazzi, venite. Piripim piripiri piripiri piripim piripim piripiri piripiri piripim. Prendete tutto. Buonasera. E qua. Prendeteli voi che vi manca. L'entrata dove sarà? Vai qua. Seguiamo le luci. Come funziona? A te l'accendi con Q e poi parli. Però non lo tenete acceso con Q che sprecate corrente. Ma in realtà non si spreca, la puoi tenere accesa sempre. Dov'è la casa? È la casa. Controlliamo. Dove cazzo qua? A casa? Qui, giratevi a sinistra. Ah, main entrance. C'è la main entrance, l'ho visto. C'è una sega, però. Aspettavo ci fossero degli edifici, però. Magari per nascondersi, perché ti caghi addosso. La main entrance è di là. La main entrance è di là. Vuol dire che ci sono dei mostri che ti inseguono. Anzi, bello, doppia main entrance, però. Come doppia main entrance? No, è... Una di là e una di qua. Vabbè, seguiamo qui le luci, noi va là. La main entrance, andiamo. Ah, allora, questo è il muro. Andiamo sì, qui. Seguiamo il muro. Ho trovato la main entrance, venite. Vai. Ah, io come... Bestia! La casa di Lex Luthor! Ma che figo! Ma che... Ma sì, sì. La libreria, non c'è che piano sopra. Pian piano di terra, fino. C'è roba qua. Secondo che logica, sì. Perché dovrebbe... Ho trovato questo! Oh my god. Sento un rumore io. Era quell'imbecille di Marco. Ho preso un quadro. Questo è un quadro. Ma 122 vale, ma. Grazie miseria. E giustamente varrà di più qua. Anzi, che twist, io non me lo aspettavo. Vale 40 sta maschera.
Ma secondo me ho trovato una sega qua. Guarda, è qua? Questo posto. Molto carino. Sì, guarda, sarà la casa tutto di un wampa, questo trovato. Bella! Bella! Accendete i walkie talkie comunque. Se ah, osteria massima, scusa. Prova, prova. Ah, un clown horn! Sodoma. Chi è? Oh, il calice del santo grano l'ho trovato. Ma oh, 46. Non so, credo sia un sotto. 46, vabbè, una poracciata. Ah, da qua sono entrati. Ma si scende qua, Moro! Moro, si scende ancora. Aspetta. Ah, qua. Eccoci. Si scende. Si scende ancora. Moro. Si scende giù in piscina? Non continuarla. Solima! Ma sento dei passi io, ragazzi. Sono i nostri. No, no, dei passi non nostri. Io sono un po' passo, devo dirla. Cos'è lì sopra? Attenti! Chi è? Lì, no, lo vedete? La... Non la identifica, però, come aspetta! È lo stronzo quello che ti... Così ti salta in testa, E ti ciuccia? Ti succhia. Non gli faccio paura con la mia trombetta, dite? No, Marco. Ho trovato una dentiera. No, amore. Ma ragazzi, ho finito le mani però così. Prendetela voi la dentiera. Anche io ho finito le mani. Cazzo, idea è caduto! Arriva Sollima! No, qualcuno, arriva! Qualcuno lo attacchi! Via, via. Via, vado io. Vabbè, andiamo, c'è vai, di qua, di qua. E devo mettere giù la roba. Vado, dai, andiamo, mi sta ancora seguendo? Non lo so. Dove è finito, Mark? Eccomi. Ecco. L'ho tenuto lontano con la tromba. Andiamo a mettere le robe... No, l'ho tombato. Io ho lasciato il quadro all'ingresso. Non ci sono i tasti rapidi. Non so dove l'ingresso, sto andando a caso. Qua. È qua. Andiamo, andiamo. Ho lasciato il quadro, aspetta. Ma dove preso questo, invece? Qua, prendetelo. La maschera felice. Ma ti viste, invece? Allora, ho sbagliato, le tracce, seguiamo le nostre tracce. Seguite il muro fino alle luci e poi... No, sono scomparse le tracce. Aspetti, che fai paura. No, scompaiono le tracce. Ci teniamo in contatto. Io non posso correre. Anzi, sembra l'India. Vabbè, sì, è vero, però. Anzi, sembra di veramente sono James May. Benvenuti. Piri, 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 piri. Non ho io la maschera, ce l'hai Esprit? Ah, c'ho io la maschera, c'ho io la maschera. Non so, si usa? Sium! Ah, si usa la maschera. Fai vedere. L'ha detto, l'ha usata. Fai vedere, Esprit. Ti ho detto di non usarla. L'hanno usata, ragazzi. Siamo maledetti. Ma sì. Siamo maledetti, Va là, io non ci credo a queste superstizioni. Ma che usato la radio, ma... Che ha detto, Marco? Vabbè, che non ho mai usato la radio... se l'ha successo, vedi, e mo' l'ha detto di no. Consuma. Sì, ma non consumava un cazzo, non consumava. Ma aspetta, ne ho metà e non l'ho mai usata. Metà, ma cosa vuoi che sia? Beh, andiamo ancora, veloci, veloci. Ma veloce, cosa vuoi ritornarci? No, non ce la fai. Sono le 4:30 sono. Ma il bottino però ancora. Io non so neanche metà di cosa di. Proviamo? No, che proviamo? Sei pazzo? Che freddo. Sì. Dai, ragazzi, andiamo solo io e un altro. Dai, dai, andiamo. Qualcuno mi guarda dalla radiolina però, Vai, c'è la radiolina pronta là. Cioè, andiamo, qualcuno ci guarda dal aspetta. Monitor. Ma lasciate qua. Vabbè, non c'è più niente. No, andiamo. No, tu Esprit, rimani qua. Sei, guardaci dal monitor. Sì, sì. Dai, dai. Andiamo, Marco. Tiki tiki donkey. Daddy Bowser donkey. Donkey die. Daddy fry. Ma non premete i pulsanti così tanto, mi avete rotto i coglioni. Sei Marco, non siamo. Ma non è vero, io ho la torcia in mano, ma che bugiardo, ma... Beh, è il classico laser bugiardo, Andiamo, Marco. Marco, sei dietro di me, sì. Sono dietro di te, la torcia. Andiamo eccoci, su, andiamo pronti? Sopra. Andiamo su, dai. Anche se non ho capito cosa c'era. Chi ha sfiatato? Chi ha sfiatato? Hai sentito? Ho visto, no. Ho visto una bambina, Marco. Ho visto una ma bambina. Dal monitor è tutto ok?
Nessuna attività sospetta. Ah no, sono i lampadari, sì, vediamo i lampadari. Moro, c'era una bimba, quindi. A me farsi. Marco Madia! Non la vedi? Marco! Marco, perché sei tutto vattato? Moro, che succede? Tutto a posto da là, Che fai? C'era una bambina! Io non ho visto Pucciolibri! Ragazzi, sta tremando qualcosa qui, noi tocca andare. No, aspettate, ci torniamo, torniamo! Sento passi fortissimi. No, sento freddo! Passi pesanti, questa è la bambina grande! The big little girl! Perché ci fossi? Zitto, Marco, zitto! Ragazzi, sembra che ci sia un T-Rex qua fuori, state attenti! Fate silenzio! Sopra di noi! È grande, È accanto alla nave! Andiamo, ragazzi, andiamo! Ragazzi, andiamo! Andiamo, ragazzi, andiamo! Moro! Moro è stato preso! Oddio! L'ha mangiato, chiudi! Oh no! Tre! Cazzo è! Via. Oh my god! Oh no, è morto, ragazzi, Moro è morto! L'ho visto tutto succoso! Era pieno di sangue! È tutto molliccio! Oh no, ragazzi! Vabbè, è stato masticato veementemente! Ah, profumo un soccone! Marco? Sotto a posto, sono finito! Ma è gigantesco, che cazzo era? Era il gigante della foresta. Vabbè, ma la bambina io non l'ho vista, Pucciolibra. Perché tu sì e io no? Non lo so. C'è una bambina che ha visto una bambina e mi sentiva ovattato. Ha detto. Sì, figo. È figo. Io non ho visto niente. Io sono cagato un pazzo che correva. Basta. La bambina fantasma la vede solo uno. Sì. Okay. Vabbè, altro? No, allora, basta, basta. Salva un po'. Andiamo avanti. Non premere i pulsantini. Stai fermo. No, non spendere niente. Non spendere martedì. Maledetto pezzo di Non lo so, dipende da Espoli. Martedì o giovedì, dai. Sì, ma no, giovedì, anche domani se volete. Ma domani non si può. No, perché? Giovedì no, Moro, perché c'è la cosa di Xbox alle 9, quindi saremo tirati. È vero, è martedì e basta. Martedì. Possiamo fare anche una settimana intera di Digital Company, se vuoi, che per me non si può fare. È il tuo compleanno. Rimaniamo con martedì, dai. Chiudiamo dai, martedì. Diciamo che non compro gli anni. Uscite, vabbè, uscite, dai. Vabbè, dai. Ciao. Monkey, dai. Oh, la voce bella, Marco. Wow. Che bella, wow. Ragazzi, che cazzo. Perché è bello, adesso voglio fare sempre i pianeti costosi. Chissà che altro, se ci sono anche tante altre creature. Ma è figo l'ambientazione, non me l'aspettavo così. Ma dovremmo dividerci e esplorare tutto subito veloce. Poi c'erano due entrate, c'erano. Cioè, e secondo me niente walkie talkie. Secondo me. Ma è bello col walkie talkie, divertentissimo. È bellissimo. Ma occupi uno spazio. Sì, ne bastano due, sì. Però qui è stato figo perché vi abbiamo avvisato più che altro. Però è appunto proprio con due bastano però. No, però perché effettivamente se ce l'aveva Mark, Moro non lo sentiva, cioè doveva riferire Mark a Moro. Voi non senti, quando io parlo, voi non sentite me, anche se avete l'altro di fianco, lo sente solo chi ha il walkie talkie. I soldi ce li abbiamo per prenderli, quindi. Ah, guarda che ho visto che ce l'hanno tutti, lo prendono tutti. È una che era spazio in borsa, ma sì. Ma tanto però un inventario, maledizione. Quello è vero, ma puoi fare più volte avanti e indietro perché c'è sempre non era così perché avanti e indietro e perdi un sacco di tempo. È che le giornate durano troppo poco. Sì, durano poco. C'è da dire che non era così buio dentro lì comunque. No, è vero. La torcia non serve. Però poi prossimamente io voglio fare anche con le mod. Beh, nei loculi servivano. Potremmo fare due con le torce e due con i walkie talkie. Magari quello che c'ha il walkie talkie non c'ha la torcia, l'altro c'ha la torcia. E si va così almeno. Possiamo fare però per me è che non avevamo tutto il tempo lì. Poi c'è la. Come si chiama? Mille piedi là, poi di merda. Il mille piedi. Ma perché Mubot prima l'ha chiccato il coso e poi no? Ma che c'ha Mubot stasera? Vabbè. Comunque, a martedì allora con Little Company. È vero. Rimaniamo confermo. Con martedì. Sì, martedì prossimo Little Company di nuovo. Gatto mi sa non c'è, è vero? No. Allora... Da quello che ho capito non c'è fino a lunedì.
Allora, bene, vi mando allora da andiamo via. Max, visto che non lo so, se tanto mi sa adesso non fai non c'è nessun altro. Sì, c'è l'unico. Dai, mandiamolo da Max, che ho un sacco di tempo che non lo cacchiamo. Dai. Non lo so, muovo. Sì, è in pre-live, ma adesso tra pochino parte, intanto. Non lo so, muovo, mi stai zitto, non mi rompere le palle, eh. Ammazzo. Bravo, fatti sentire. Cagata, amici, è stato molto bello. Ci vediamo domani mattina con l'anteprima di Prince of Persia. Ma stai calmo, l'ho scritto nel titolo, ma non vi ho detto. Eh sì, effettivamente. Ma Lethal Company è sempre un casino. Comunque sì, domani mattina rassegna e poi ci buttiamo. Sì, su Prince of Persia in anteprimissima di una settimana. Pensate che roba. Dai, ciao belli. E non c'è ciao. No, andate da Max e gli dite: soccia.